cari alunni, cari docenti, cari genitori. Genitori che praticamente ricoprite un po' tutti e tre i ruoli, anche quello di alunni e quello di docenti, nel periodo di quarantena che tutti noi viviamo. E comunque, oggi come oggi, dobbiamo adattarci a tutto. E allora ci adattiamo a fare un programma che, nato come reale, è diventato un po' alla volta virtuale. Allora, nel programma di oggi, Mano d'Autore, io vi farò conoscere un altro dei magnifici 13. Probabilmente anche uno dei magnifici 15, dato che la quarantena un po' alla volta diventa una cinquantena. Allora, quello che conosceremo oggi è un pittore che ha dell'incredibile. È un pittore riconoscibile immediatamente per i baffi che porta, i celebri baffi alla Dalì. E allora di chi parliamo? Ma parliamo di Dalì, che viene dalla Spagna. Allora, Salvador Dalì, nell'arte che lui crea, nulla è come appare. Quello che voi vedete cela altro. Dovete guardare attentamente i quadri di Dalì, perché parlano. Parlano perché non vogliono far vedere la realtà unicamente per come è, ma fanno vedere una realtà particolare, una realtà che va oltre la realtà. E infatti l'arte di Dalì è chiamata arte surreale, quindi che va oltre, che affonda le radici anche nel mondo dei sogni. Allora, l'arte di Dalì è un'arte immaginaria. E volete vederne una? Ecco, guardate, il telefono di Dalì è veramente unico, una cosa incredibile. Ma guardate anche le navi e i mulini a vento di Dalì. Avete mai visto navi con le vele fatte di farfalle o mulini a vento con le pale ad ali di farfalla? Unicamente nella mente di Dalì potevano vivere opere d'arte come queste. L'opera di Dalì più conosciuta è quella degli orologi, detti orologi molli, orologi che fondono, orologi liquefatti. Ma guardate attentamente i vari orologi, ognuno riporta un'ora differente, perché Dalì, col quadro degli orologi molli liquefatti, voleva farci capire che ognuno di noi ha una concezione del tempo differente dagli altri. Per qualcuno il tempo è lento e per qualcun altro il tempo corre veloce. Quindi ognuno di noi vive la realtà e il tempo in modo diverso dagli altri. Ma attenti, guardate il quadro con un'alba magnifica realizzata con un uovo. Vedete, lui fonde praticamente il tuorlo dell'uovo e in un sole. E quindi mi vuol raccontare che tutto è nascita e rinascita. Perché come dall'uovo nasce una nuova vita, un pulcino, dall'alba nasce un nuovo giorno e tutti i giorni ne nasce uno nuovo. Quindi è una rinascita. L'uovo è uno degli elementi molto cari a Dalì e infatti nel museo di Dalì che c'è in Spagna le mura in alto hanno tutte delle uova bianche. Ma un altro quadro che io ci tengo molto a farvi conoscere è il quadro dei cigni che riflettono elefanti. Vedete? Guardate attentamente in alto. Vedete tre cigni col collo lungo, ma guardate il riflesso nell'acqua. I cigni diventano degli elefanti. Il collo del cigno è la proboscide dell'elefante. Era magico Dalì. Faceva dei quadri veramente che illudevano di vedere qualcosa, in realtà ne vedevamo anche un'altra. Ma il quadro mitico è il ritratto che vi faccio vedere. Vedete, un ritratto fatto con dei mobili, però vediamo che c'è un volto di donna. Ma qual è il volto di questa donna? Ma è l'attrice preferita di Dalì, l'attrice americana Mae West. Ma guardate la bocca è un divano, e infatti Dalì ha realizzato anche un divano
che è celebre in tutto il mondo, questo divano a forma di bocca dell'attrice preferita. Ora, la bocca è uno degli elementi chiave per realizzare l'opera d'arte mano d'autore, che poi col tutorial vi farò vedere. Allora, noi dobbiamo vedere quali sono gli elementi proprio top di Dalí. Abbiamo visto che abbiamo i baffi, l'uovo, l'orologio ed ora anche la bocca. Ecco, ricordiamoci questi quattro elementi perché ci occorreranno tutti per dare vita a una mano d'autore che al primo colpo d'occhio ci farà venire in mente immediatamente il grande dei Magnifici 13, ovvero Dalí. Ed ora, tutti pronti per il tutorial? Forza! Partiamo e realizziamo un'opera d'arte incredibile! Ciao a tutti! Cari bambini, benvenuti al tutorial di Dalí. Allora, dobbiamo realizzare una mano magnifica e inconfondibile che ci deve riportare immediatamente alla mente il grande pittore spagnolo. Allora, foglio bianco, mano come tutte le volte, facciamo il contorno della mano che vi faccio immediatamente vedere. Come vi ho detto, Dalí aveva quattro oggetti particolari che lo caratterizzavano: i baffi, la bocca, l'uovo e l'orologio. Dobbiamo partire immediatamente con i baffi, perché la mano faremo una mano baffuta. Come facciamo a fare una mano baffuta? Ma prendiamo un cartoncino nero, o chi non ha il cartoncino nero prende un foglio bianco e lo colora di nero con il pennarello che fa prima. Allora, fate finta di avere questo foglio nero, cartoncino o foglio dipinto da voi, non importa. Lo piegate in due perché il baffo che c'è da una parte è uguale al baffo che c'è dall'altra parte della bocca. Abbiamo due baffi identici. Allora, guardate, l'abbiamo piegato in due come un libretto, poi con le forbici, partendo dalla parte, quella praticamente chiusa dalla piega, cerchiamo di fare una piccola onda così, e qua vedete rimango un pochino lontano, e a mano che arrivo alla punta che ho tagliato per prima mi avvicino in modo che divento sempre più sottile. Alla fine, guardate, ho questo baffo, ma io voglio i baffi, ma magia delle magie, lo apro e voilà, abbiamo due baffi uguali. Dove attacchiamo i baffi? Ma naturalmente lo attacchiamo, il baffo, su un dito della mano, ad esempio qui con un po' di colla, e voilà, ecco la mano baffuta. Poi abbiamo detto che abbiamo la bocca, e allora vi faccio vedere. Anche la bocca è uguale da una parte o dall'altra. Infatti io, dividendola in due, vedete che è identica, la parte di qua è uguale alla parte di là. Per farla uguale, perché ne devo fare tante, devo prendere, cioè adottare un trucchetto, perché altrimenti la bocca mi viene un po' deforme. Guardate, prendo un fogliettino colorato e cerco di fare, guardando la bocca, cerco di imitare praticamente metà bocca. Allora faccio così, così e poi così. Ora, questo pezzo che io ho disegnato lo vado a tagliare, lo taglio, vedete, e faccio un puntino per capire che questa metà bocca è una metà bocca particolare. Appoggiate la metà bocca particolare col puntino nero sul retro di un cartoncino che mi occorrerà come matrice per duplicare tante volte la bocca, e facciamo il contorno della nostra mezza bocca così come sto facendo io. Ecco, ora vi dico perché ho fatto il pallino, perché il pallino mi occorre per girare la metà bocca e la appoggio esattamente alla metà che avevo già disegnato e ripeto la forma. Ritaglio dal cartoncino. Ora questa bocca bella rigida la appoggio su un cartoncino rosso o un foglio che voi colorerete di rosso e disegno sul foglio tante bocche, perché me ne occorreranno un certo numero. Una volta che ho tutto il foglio con le bocche contornate, le bocche
guardate qua le bocche, eccole qua, le andrò ad incollare sulla mano dove precedentemente avevo attaccato i baffi. E voilà, ecco, una volta attaccate le bocche, come viene la mia mano. È una mano molto Dalì, però io potrei anche aggiungere un po' di colore alla mano, e allora con un pastello del colore che preferite fate calcando bene il contorno della mano, e poi con la polverina, come già vi avevo fatto vedere, fate un po' di nuvoletta colorata proprio attorno alle dita, lasciando bianco il palmo interno della mano. Vedete che bell'effetto che fa? Ora potete dare libera creatività alla fantasia, e quindi potete mettere all'interno del palmo uno degli altri due oggetti che identificavano il grande Dalì, ovvero un uovo oppure un orologio liquefatto, un orologio molle, in modo tale che così avrete una mano che al primo colpo d'occhio anima viva non potrà altro che dire: quella è la mano del grande Dalì. Vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima volta, dove vi farò conoscere un altro grande, un altro magnifico, un altro dei magnifici 13, ovvero René Magritte, e vedrete anche qua delle meraviglie. Un abbraccio e ciao a tutti.